Rieccoci ragazzi con un nuovo video. Ieri vi ho mostrato come scaricare in modo completamente gratuito Pro Evolution Soccer 2021, cioè PES 21. Allora, avevamo notato che in quella versione che avevamo scaricato non c'erano squadre come l'Inter, il Milan c'erano, però avevano nomi diversi perché PES non aveva comprato le licenze di quelle squadre lì, non c'era la Bundesliga. Oggi voglio risolvere questo problema facendovi installare una patch. Allora, per prima cosa dobbiamo dirigerci a in questo sito, vi lascerò come sempre il link in descrizione. Dobbiamo scorrere fino in basso, andare qua, versione C per PC. Allora, per prima cosa dobbiamo cliccare sul link alternativi, questo qua in basso, per scaricare la versione completa. Clicchiamo, vi si aprirà questa pagina. Cliccate qua sopra download e vi scaricherà la versione completa. Io non lo scaricherò perché l'ho già fatto. Una volta scaricata, andiamo sul nostro PC, su download, e vi si aprirà questo file e vi apparirà questo file zip. Dovete avere un programma per poterlo leggere, ma dovrebbe essere già compreso nel PC, o semmai dovete scaricare il programma per poterlo leggere. Io vi lascio anche il link di questo programma in descrizione, almeno se non l'avete lo scaricate gratuitamente. Allora, clicchiamo sopra, pigliamo questo file qua, lo prendiamo e lo trasciniamo qua. Io non lo trascino perché l'ho già fatto. Una volta trascinato lo copiamo, poi andiamo qua nella barra di ricerca in basso a sinistra e scriviamo Konami. Ci clicchiamo in cima e vi si aprirà la cartella del nostro gioco. Cliccate qua su eFootball PES 21, andate qua su webs, pulsante destro elimina, io non lo faccio perché l'ho già fatto, elimina, e incollate quello che abbiamo estratto dal file che abbiamo scaricato. Una volta fatto è molto semplice, chiudiamo tutto, andiamo sul nostro gioco e andiamo qua su impostazioni, modifica, vi chiederà di salvare, voi salvate, allora dobbiamo andare su importa e sforta. Per la prima volta che lo farete ci sarà un breve tutorial molto semplice, voi lo fate tranquillamente, io l'ho già fatto quindi non mi apparirà. Ora andate su importa competizioni, qui cliccate ok. Ora con la X, io c'ho la X, semmai con un tasto che vi seleziona il vostro computer, selezioniamo tutti i file e clicchiamo su va impostazioni dettagliate. Clicchiamo qua su sovrascrittura file immagine con nome uguale, clicchiamo su ok e partirà tutto in automatico. Io non lo farò perché l'ho già fatto. Ora torniamo indietro e andiamo su importa squadra, facciamo il solito procedimento, clicchiamo ok, selezioniamo tutto, andiamo qua su va impostazioni dettagliate, ci clicchiamo, selezioniamo entrambe le caselline, poi clicchiamo su ok e anche qua vi farà tutto in automatico. Una volta fatto siamo a posto, torniamo indietro, andiamo su salva, salviamo il tutto, clicchiamo sì, sovrascriviamo tutti i dati, sì, ok. Ora torniamo indietro e come vedrete qui avremo già le squadre tutte aggiornate.
Aspettiamo, ok. Eccolo qua, Serie A. Abbiamo l'internazionale aggiornata. Ci abbiamo Serie A, il averci anche il Milan aggiornato, sì, il Milan. Possiamo, ora abbiamo anche la Bundesliga, se non mi sbaglio. Infatti abbiamo anche la Bundesliga. L'unica cosa che dovrete fare, che non ho ancora trovato il metodo, che non c'è ancora l'aggiornamento, i trasferimenti che sono stati fatti, ad esempio Vidal, Hakimi, Darmian, questi trasferimenti dovrete farli manualmente andando qua. Andiamo su, torniamo più indietro, andiamo qua su modifica, trasferimenti, andiamo qua su trasferimenti, possiamo scegliere ad esempio, io metto all'Inter, aggiungi giocatore, aggiungo Vidal, Barcellona, se lo trovo, eccolo qua, Vidal. E come vedete nell'Inter ora avrò Vidal. Eccolo qua. Dovete farvi trasferimenti uno a uno per le squadre che mi interessano, finché non troverò l'aggiornamento per poterlo fare automaticamente. Ok ragazzi, per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao ciao!